vicenda. Manca poco, Desmond. Me lo sento. Sì. Sono contento che te lo senti. I venti di guerra cambiano. I lealisti arretrano di fronte all'avanzata dei patrioti. E la loro morsa su questa terra si indebolisce ogni giorno. Ma i templari diventano sempre più forti. Saranno anche pochi, ma la loro minaccia non accenna a calare. A peggiorare le cose, Washington ha deciso di risparmiare Charles Lee. Mi dicono che si sia rifugiato a Fort George. Così passo i miei giorni a cercare un modo per entrare là dentro. Di mio padre, nessuna traccia. Ed è meglio così. Una volta sistemato lì, ci sarà ancora la possibilità di riconciliarci. E forse di fare pace. Eh no, perché essendo un templare deve fare. Deve ucciderti. Sequenza 11, dell'81. Ma? Connor ha chiesto di te. E quelli? Ciao, Connor. Oh, andiamo. La tua tristezza non mi aiuta più delle amare pozioni di quella sciocca donna. Poverina. Raccontami che cosa stai combinando. Charles Lee è stato scoperto e finalmente allontanato dai patrioti. Ora marciano per prendere le altre città e rendere questo paese finalmente libero. Quindi tu hai vinto. La terra e il villaggio sono salvi. Ma sembri turbato. Washington ha risparmiato lì. Finché lui è vivo, siamo in pericolo. E lo stesso vale per tuo padre. La prima volta che venisti da me, sapevi cosa ti aspettava. E hai giurato di farlo. Se non per la confraternita, per la tua gente. E per chiunque subisca la minaccia dei Templari. Ma senza più lì, mio padre, forse... Ascoltami, non sei arrivato fin qui per poi farti sconfiggere dal sentimentalismo. Tutti e due devono morire. Achille! Non c'è altro da dire. Ha ragione, purtroppo. Connor, ho fatto il prima possibile. Avete qualche buona notizia? Il Conte de Grasse ha detto sì. Dovete unirvi alla sua flotta, alla baia di Chesapeake, e faranno come richiesto. Ma cosa avete in mente di fare? Meglio che ve lo mostri. Ne mancano due, eh? Charles Lee ormai sarà in disgrazia, ma ancora non siamo al sicuro. Ma il comandante... Il comandante sottovaluta la minaccia ed è inutile perdere tempo cercando il modo di convincerlo. Devo pensarci io. Cosa intendete dire? Uccidere Charles Lee. Si nasconde a Fort George, un posto circondato da molti militari. Impossibile entrare dalla porta. Quindi passerò da sotto. Acquaia? I tunnel che portano al forte sono stati bloccati. Mentre penso alle navi dell'ammiraglio, voi dovrete liberarli per me. E le navi? Al mio segnale, bombarderanno il forte. Distruggendo le mura e creando un diversivo, certo. Entrerò approfittando del caos. Troverò Charles Lee e la faremo finita. Io direi questo, missione principale. Sfonda il blocco per accedere alla baia evitando le navi lealiste. Vuoi iniziare questa missione navale? Sì. Si è sentito un cazzo. Che bello. Che bello.
di Chesapeake, 5 settembre dell'81, del 1781. Lafayette mi ha promesso un'intera flotta e un capitano senza pari. Invece mi ritrovo soltanto con una bagnarola e un ragazzino al timone. Noi non vi deluderemo, ammiraglio. Ne dubito assai, ma che alternative ho? E le navi che ho chiesto? Sono vostre, a patto che sopravviviamo. E cosa volete che faccia? Tenete la baia mentre attacco la flotta. Se le navi inglesi osano avvicinarsi, affondatele. Dobbiamo proteggere Yorktown. Va bene. Tre navi con una sola bordata. Quante ne hai contate? Troppo. Se qualcuno può resistere, siamo noi. Spero solo che l'ammiraglio torni presto. Nemico in arrivo! Bene, ragazzi! Occhi al salvaggio! Facci visto! Tutti ai posti! Signorci! Flotta la lì è distrutta. Vabbè, non ho fatto quella missione lava, vaffanculo. Ma non è un alleato quello? Era normale. Santa la Madonna, ce l'ho fatta. Santa la Madonna, ce l'ho fatta. Ce la faccio più. Dove cazzo va? Non me ne frega un cazzo di non aver completato le fasi, guarda. Mi basta andarmene. Ma recuperamela la vita almeno, Dio buono. Recuperamela almeno, Dio buono, la vita. Nave persa! Scorta è affondata. Rimasti solo. No, No, No. No, io mi sono rotto il cazzo. Dove sono i rinforzi, maledizione? Arriveranno. Dobbiamo tenere la baia fino ad... No. Ma è assurdo. Sei da solo e noi non abbiamo rinforzi. No. Ho visto la nave laggiù. Si affonderà se non stiamo attenti. Vorrà davvero abbordare, giusto? Cosa è uscito di sé? Vuole farci uccidere tutti. Ok. Mm-hmm.
furioso. Ah, e quindi l'altro tizio l'abbiamo ucciso. Quindi manca soltanto Charles Lee adesso e mio padre. È il padre di Connor. Mancano solo questi, in teoria. Quello lì non era uno dei Templari, penso. Dicono che avete distrutto quel vascello da solo. Forse Lafayette non esagerava elogiando le vostre abilità. Come promesso, le mie navi sono ai vostri ordini. Come le userete? 5 di loro entreranno in porto a New York con bandiera inglese. Un momento. Pensavo doveste uccidere dei pirati o trasportare merci, e invece cosa vorreste fare? Eh? Attaccare New York? No. Certo che no. Ah. Solo una parte. Spiegatevi meglio. Devo infiltrarmi a Fort George, ma è ben sorvegliato. I cannoni faranno breccia nelle mura e scateneranno il panico. Ma le navi battenti bandiera francese non potrebbero mai avvicinarsi. Ora capite? Temo di no. Ma ogni promessa è debito, anche se è fatta a un pazzo. Accenderò un fuoco quando dovrete attaccare. Vous l'avez entendu? Récupérez leur drapeau qu'on puisse les accrocher. Allez, vite! Guarda il mattellino che continua ad andare. Two takes. La tripletta. Sì. Bentornato, Connor. È tutto a posto? Oui, Lafayette vi aspetta nel tunnel sotto la città. Va bene, andiamo. Oddio. Ah, è vero, perché l'ha attaccata qua. Figata. Connor, questo tunnel vi condurrà nel distretto militare. E l'ammiraglio? Attende che diate il segnale. E poi l'attacco avrà inizio. E ci saremo anche noi. Ma porca troia. E staccati, idiota! Porca troia! Bene, fatti un pazzo, lo sei. Devo arrivare dentro il forte. Che succede? Forza di lottare. Devo solo evitare le guardie. Dove sei, Charles? Sparito. Cazzo fa? Andiamo. Con me non hai speranze, Connor. Ti ha già messo all'angolo. Sei un ragazzo, hai ancora molto da imparare. Voglio lì! È impossibile. Lui ci guiderà in un futuro migliore. Al gregge serve un pastore. È stato allontanato e ignorato.
non può fare più niente per te. Un intoppo temporaneo. Verrà richiamato. Io lo impedirò. Di già? Pensi forse di avere il diritto di giudicare? Aia. Puttana Eva. Arrenditi e ti risparmierò. Parole ardite da uno che sta per morire. A te non va meglio. Anche quando sembrate trionfare, noi risorgiamo sempre. E sai perché? Perché l'ordine è il frutto della consapevolezza. Cioè, la mano libera, accoltellalo. E l'indottrinamento da parte di vecchi dementi. Ci basta che il mondo sia così com'è. Per questo, i Templari non saranno mai distrutti. Sei stupido, Ethan. Credere che abbia intenzione di farti una carezza e implorare perdono. Non piangerò e non mi perderò in rimpianti. Tu mi capirai. Parla troppo bene per uno che sta appena stato accoltellato la gola. Sono orgoglioso di te. Hai mostrato grande decisione. Forza. Coraggio. Sono virtù nobili. Dovevo ucciderti tempo fa. Onagiwahi, Ragani. Abbiamo un problema. Eitam non ha più l'amuleto. Ma il tempio invia ancora dati. Deve esserci qualcos'altro allora. C'è solo un modo per saperlo. Continuare. E potrei aver finito anche il capitolo, la sequenza. Massima, la Madonna. No? Sì, terminata anche la sequenza, perfetto.